Niente da fare, la Space Spider è andata. E allora, che facciamo adesso? Non lo so, non ci resta molta scelta. Possiamo solo andare verso Magix e sperare di trovare qualche aiuto. Comunque, siamo riusciti a seminare quelle creature. Abbiamo semplicemente vinto una battaglia. Temo che il prossimo attacco sarà ben più violento. E non abbiamo più nessuna notizia dei ragazzi a Torre Nuvola. Com'è potuto accadere tutto questo? Che cosa ne sarà di Magix? Non è il momento per farsi domande del genere. Piuttosto, spremiamoci le meningi. Dobbiamo trovare il modo di essere più efficaci nel rispondere agli attacchi. C'è senz'altro una soluzione. Ci deve essere. Preside! Preside! Una strana distorsione temporale! Laggiù, proprio vicino al pozzo! Tutto a posto, buone notizie! Sono i ragazzi di ritorno da Torre Nuvola e c'è Griffin con loro! Benvenuta dal Fea, Griffin. Vedo che Torre Nuvola ti ha seguita. Sì, e grazie ai vostri coraggiosi ragazzi siamo riusciti a fuggire dalla follia di 3 streghe accecate dal potere. Oh, non ti deve preoccupare. Ci spiegherai meglio più tardi. Alfea accoglie chiunque sia in difficoltà. Mi sembra che anche voi abbiate bisogno di aiuto. Sì, ma credo proprio che abbiamo trovato chi ce lo può dare. Ciao! Flora, Musa, Tecna! E Bloom? Non sappiamo più niente di lei e di Sky. L'ultima volta che li abbiamo visti è stato a Torre Nuvola, mentre cercavano di fermare l'avanzata dei mostri per consentirci la fuga. Sei sicuro che questa sia la strada più breve per Magix? È la più sicura. Passando vicini alla palude di Melmamora rimaniamo protetti. Chissà che cosa troveremo lì. Una cosa per volta, Bloom. Ora pensiamo ad allontanarci al più presto da qui. Sky, io ho paura. Non ce la faccio a proseguire. Mi sento un peso inutile senza la mia magia. Ma dai, Bloom, hai vissuto quasi tutta la vita senza sapere dei tuoi poteri. Proprio per questo. Prima ho creduto che le persone con cui sono cresciuta fossero i miei veri genitori e scopro che non è così. E ora che avevo iniziato una nuova vita mi vengono tolti anche i miei poteri. Ma tu sei sempre la stessa, Bloom, con o senza poteri. Cosa posso fare adesso? Ti alzi e prosegui insieme a me verso Magix. Vedrai, lì troveremo qualcuno che ci aiuterà. Hai sentito? Cosa? Non so, mi era sembrato di sentire qualcuno. Io non mi sono accorto di nulla. Forse sarà stato qualche animale. Su, andiamo. Possibile, sono riusciti a sfuggire agli artigli delle nostre creature e trovare asilo ad Alfea, quei maledetti. Ma Bloom non è con loro, visto? Che ti importa di Bloom ormai? Non rappresenta più nessun pericolo per noi. Bene, è arrivato il momento di pensare seriamente ad Alfea, allora. Inizieremo con l'esercito più potente che il mondo di Magix abbia mai conosciuto. Il potere che hanno raggiunto quelle 3 non si spiega con nessun insegnamento dato nella mia scuola.
Sta tranquilla. Lo sappiamo benissimo che non è stata colpa tua, Griffin. Quello che mi preoccupa adesso è la sorte di Bloom. E del mio allievo Sky, che è sicuramente il migliore dei miei corsisti. Il fatto che sia scomparso mi fa temere il peggio. Faragonda, ricordati che Bloom ha dei poteri straordinari. Che però le sono stati sottratti. Con quali risultati lo vediamo. E non penso che Aishi, Darcy e Stormy siano molto soddisfatte. Temo che adesso saranno più infuriate che mai. Forse non dovevamo fermarci. Ma Bloom, tu hai bisogno di riposare. Con la luce, dopo aver dormito un po', saremo entrambi più sereni. Credi che sia prudente? Quei mostri potrebbero raggiungerci più facilmente. Le streghe hanno ottenuto quello che volevano, Bloom. Il potere della fiamma del drago. Non penso che ora siano interessate a te. Già, ora non servo a granché. Non c'è niente di male a non avere poteri magici, Bloom. Le Trix ormai non si fermeranno di fronte a niente. Ora dormiamo un po'. Domani saremo a Magix e sapremo che cosa sta accadendo ad Alfea. Comunque ricordati che adesso le Trix hanno contro di loro Faragonda e Griffin insieme. Sky! Che c'è? Niente. Santo cielo! Il potere di quelle tre streghe è molto più grande del previsto! Accidenti, questo ammasso di vermi è indistruttibile! Magia o non magia? Vediamo se resistete a questo! Stato grande, Brandon. Non direi. Cosa credi di fare? Ammasso di vermi! Avanti, brutto mostro! Vediamo cosa sai fare! Tutto bene, coda torta? Tutto bene, a parte l'orgoglio. Non ho mai potuto sopportare quelli che mi stiano alle spalle. Ehi! Parlate
troppo anche con me, lombrichi volanti. In questo modo non possiamo farcela. Bloom, sveglia. È ora di rimetterci in cammino. Ma che ora è? Devo essere crollata ieri sera. Non ti preoccupare, dovevi essere stanchissima. Giusto in tempo per continuare la marcia. Bloom! Sky! Hai sentito anche tu questa volta? Cosa? Ma... io... un'ora che non veniamo attaccati. Non vorrei essere io a dirlo, ma mi sembra che giochino al gatto col topo. E non è tutto, ad ogni attacco diventano più forti e numerosi. Temo che l'unico modo per fermarli sia eliminare alla radice la causa di tutto questo. Ossia affrontare la magia delle Trix. Si mette male per i miei ragazzi. Credi che riusciremo a resistere al prossimo attacco? Non lo so, Stella. Ogni volta loro sono più forti e noi più deboli. Io ho paura. Non devi avere paura. Ci sono io con te. Ma è proprio di questo che ho paura, caro il mio principe. Io volevo chiederti perdono per... ecco... per avermi fatto credere che eri un principe e invece sei un semplice scudiero? Oh, non preoccuparti. Puoi sempre fare carriera. Scherzavo, Brandon. Non mi importa se non sei un principe. I miei genitori sono i sovrani di Solaria, ma non è che gli sia servito a granché. Ehi, piccioncini, che state facendo? Non possiamo lasciarvi soli neanche un momento. Lasciali stare, non li vedi come sono carini? Ma voi non avete altro da fare? Ah! Mamma, sei impazzita! Mi potevo schiantare! Eh già, a un metro da terra. Non trattare male le mie amiche, soltanto io posso farlo. Dove sarà Bloom, ragazze? Con Sky è al sicuro. Vedrai che saranno riusciti a fuggire da Torre Nuvola. Eccoli là. Dimmi, Riven, che succede? Venite, Faragonda ci vuole parlare. Volevo avvertirvi che da un momento all'altro ci dobbiamo aspettare un altro attacco. E l'unica maniera per contrastare la potenza delle Trix è rispondere con l'unione delle nostre forze. Ricordatevi che quelle tre streghe sono accecate dall'odio. Non immaginano quanto può essere potente l'unione. Potete andare. Per tutti gli astri, sono tantissimi! Vanno verso il Fea. Dobbiamo sbrigarci ad arrivare a Magix. Io non posso venire a Magix. Devo fare una cosa. Devo andare al lago di Roccaluce. Ma che cosa stai dicendo? Io devo farlo. Ha a che fare con Daphne, con me, con il mio passato e con i miei veri genitori. E con la mia magia. Allora io vengo con te, Blue. No, devo andare da sola. Tu vai avanti, prosegui verso Magix. Va bene, facciamo come vuoi tu. Ti concedo 2 ore, ma se entro 2 ore non torni ti vengo a cercare, capito? Ah!
Soldati di Alfea, è arrivato il momento di far vedere alle Trix chi siamo. Unite le vostre forze! Allieve di Torre Nuvola, con il potere della nostra magia le sconfiggeremo! E va bene, ora basta. Dobbiamo agire. Sì, sono stufa di stare a guardare senza fare nulla. Ormai niente può più fermarci. Che aspettiamo a sfruttare tutta la potenza della fiamma del drago? E sì, spazzeremo via Alfea e questa volta saremo noi a guidare l'esercito delle creature dell'ombra. Voglio vedere la disfatta di quelle fate da cartolina. C'è qualcuno che mi sente? Daphne, mi stavi cercando?